State lottando da... Buongiorno a tutti e a tutte. Iniziamo il nostro presidio. Per chi non mi conosce, sono Calderoli Marco, presidente di Medicina Democratica, tra i promotori del referendum sulla legge sanitaria, la legge 33 del 2009, modificata più volte, che ha, come sappiamo purtroppo, spostato, sbilanciato il servizio sanitario regionale verso il privato in un crinale che negli ultimi 30 anni sta determinando delle conseguenze disastrose per la vita quotidiana di tutti noi. Mancano i medici di medicina generale, le liste d'attesa sono sempre più lunghe, il privato ne approfitta per fare i giochi da ruba paziente letteralmente, quindi invogliando la gente che deve risolvere un problema immediato a spostarsi sul privato, accettando costi maggiori o addirittura utilizzandoli come dei banali clienti del supermercato, proponendo le cosiddette tariffe smart di invito, proprio come all'ortofrutta al mercato. Molti operatori sanitari, infermieri e medici scappano dal pubblico per poi o andare nel privato o rientrare nel pubblico sotto forma di gettonisti, quindi tramite un lavoro tra virgolette precario a ore, che fa saltare tutto il sistema terapeutico che dovrebbe essere legato alle funzioni della sanità pubblica, funzioni che è meglio sempre ricordare, stabilite dalla riforma sanitaria, che aveva l'obiettivo di attuare l'articolo 32 della Costituzione, ma io ci aggiungo anche l'articolo 4, il superamento delle disuguaglianze, l'articolo 41, la sicurezza sul lavoro. La riforma sanitaria aveva l'obiettivo, tre obiettivi principali: la prevenzione, la cura e la riabilitazione, con un accesso universale, quindi tutti uguali di fronte ai servizi, partecipato, le USA all'inizio erano governate da consorzi di comuni, oggi sono governate da direttori generali che noi dipendenti simpaticamente chiamiamo dittatori generali, nel senso decidono tutto loro e però sono a loro volta sottoposti a un comando da parte dell'assessore momentaneo della regione, e il loro unico obiettivo alla fine è quello di bilanciare i bilanci, diciamo così, quindi riuscire a garantire i budget riducendo i costi. Uno di questi costi è stato risparmiato, paradossalmente ha avuto delle conseguenze importanti nella pandemia. Un anno prima della pandemia, nel 2019, uno dei possibilità dei direttori generali di avere il premio di produzione legato era quello di ridurre le scorte, quindi avere in magazzino il meno materiali possibili, e tra i materiali sacrificati sono stati i dispositivi di protezione individuale, le mascherine. Quando è arrivato il Covid, i magazzini delle ATS erano vuoti e quindi non riuscivano a dare le mascherine nemmeno ai medici di medicina generale, con le conseguenze che abbiamo visto. È un sistema che non va assolutamente bene. Noi abbiamo come promotori proposto il referendum per due motivi. Primo, per cercare di ridare voce ai cittadini. Fontana ci ha un po', come dire, sbeffeggiato quando i quesiti referendari sono stati bocciati, sono stati ritenuti non idonei dal Consiglio regionale, dicendo che il referendum sulla sanità in Lombardia era stato fatto alcuni mesi prima con le votazioni del Consiglio regionale. Ha una visione della democrazia ovviamente abbastanza limitata, come se le elezioni e il referendum fossero degli alimenti che scadono a un certo momento. La democrazia è sempre attiva, ma paradossalmente dicendo che gli elettori avevano votato per il programma del centrodestra e quindi per la sanità così come impostata dal centrodestra, Vittorio, una delle prime cose che ha fatto, ha ricordato
che tra i primi punti di quello stesso programma c'era il centro unico di prenotazione, che è un obiettivo per superare, per rendere più agevoli, diciamo così, le liste d'attesa e superare anche la mancata trasparenza ai giochi che fanno i privati con i loro slot, con le loro agenda. Questo obiettivo il centrodestra non lo sta mantenendo. Bertolaso ci ha detto che arriverà, se arriverà, nel 2026, e sarà parziale perché il privato sta resistendo, non vuole partecipare perché dovrebbe mettere a disposizione dati, eccetera. Essere trasparenti assolutamente non lo vuole fare. I tre quesiti referendari andavano esattamente in questa direzione, la direzione di rafforzare il servizio pubblico, perché è il servizio pubblico che è tenuto a garantire il nostro diritto alla salute, a attuare i diritti costituzionali. Non è fatto per produrre profitti, è fatto per produrre salute, se opportunamente e ben costruito. Anziché i bilanci dovrebbero essere in prima posizione la situazione epidemiologica delle persone, stabilire, individuare lo stato epidemiologico della popolazione, darsi degli obiettivi di miglioramento di questi dati collettivi e operare in quella direzione. E a quel punto la bontà della propria azione viene misurata nel miglioramento dello stato di salute, nella riduzione degli infarti, nella riduzione dei tumori, eccetera, eccetera. E ovviamente su questo la prevenzione ha il primo aspetto su cui contare. La prevenzione vuol dire sicurezza sul lavoro, vuol dire sicurezza alimentare, vuol dire abitare in luoghi decenti, avere possibilità di acquistare alimenti sani, vuol dire vivere in un ambiente salubre. Questa è la prevenzione, non producono profitto, producono salute, e questa è una funzione pubblica ineliminabile che con questo andazzo ragionamento rischiamo di perdere o che venga estremamente diminuita. Grosso rischio, e termino poi darò la parola agli altri promotori, è questo, un ritorno ante riforma sanitaria. Se qualcuno se la ricorda, i più anziani sì, i giovani forse sono giustamente stati abituati bene, tra virgolette, su questo profilo. Chi se lo ricorda, prima della riforma sanitaria era una banda di mutue, assicurazioni e differenziate, quindi l'accesso alle cure era estremamente differenziato in funzione dell'assicurazione o la mutua che uno poteva avere in virtù del lavoro che faceva o del reddito, e allora c'erano ben 6 milioni di italiani prima della riforma sanitaria che non avevano nessuna copertura sanitaria. La riforma sanitaria ha superato, ha tentato di superare questo, e i risultati, nonostante tutte le pecche che possiamo elencare in Lombardia e non solo in Lombardia, sono positivi. Se facciamo il confronto con una situazione completamente privatizzata come gli Stati Uniti, quello che vediamo, il sistema sanitario complessivo negli Stati Uniti costa 10 volte tanto rispetto all'Italia e agli altri paesi europei e ha un risultato minore. L'aspettativa di vita negli Stati Uniti è 10 anni in meno rispetto a quella italiana, per cui non è assurdo inseguire modelli di quel genere che non funzionano in termini di salute. Dobbiamo andare a rafforzare invece quello che abbiamo ottenuto, nessuno ce l'ha regalato nel 78, è stato il risultato di lotte, dei movimenti, come vi dicevo, democratica, dei sindacati, delle tante associazioni che allora si battevano per una modifica sostanziale del sistema sanitario. Dobbiamo rafforzarlo, dobbiamo mantenerlo, e questa, il referendum è uno strumento, non è un obiettivo in sé, è uno strumento che ci permette, l'abbiamo cercato di fare negli ultimi 10 giorni con le tante manifestazioni locali, di arrivare alle persone, anche quelle che sono meno sensibili o che non si rendono conto del problema o che cercano semplicemente di sfangarla, diciamo così, individualmente, di trovare una soluzione, per far capire che collettivamente riusciremo a ottenere molto molto di più. Questa manifestazione ovviamente non sarà l'ultima, non è la prima, pensiamo a quella del 24 maggio che abbiamo fatto qua, in particolare sulla lista d'attesa, quella del 1° di aprile, sani come pesci, punto di domanda, che abbiamo fatto in Duomo, e anche quelle che le hanno precedute, e altre seguiranno per continuare la pressione su questa cosa, soprattutto, ed è un invito che faccio a tutti voi, per fare in modo che tutte le persone che vanno chiare
le questioni, riescono a meglio comprendere la situazione. Noi abbiamo, poi lo trovate sul sito, una piattaforma di 10 punti, probabilmente poi Vittorio entrerà nel merito, che sono le nostre concrete proposte e sono le proposte che accompagnano il referendum e che in qualche modo il referendum vorrebbe in qualche modo evidenziare. Il referendum andrà avanti, nel senso che presenteremo il ricorso al TAR per ribaltare la decisione del Consiglio regionale, che a nostro avviso era politica e non tecnica, e quindi su questo sicuramente torneremo alla carica e vedremo ovviamente quello che riusciremo a fare, vi terremo informati. Io chiudo questa, ecco. Poi ricordo, se resistete avrete la possibilità di sentire Don Ciotti, che arriverà verso l'1 e sarà un altro impegno qua a Milano, però chiuderà la nostra manifestazione e ci porterà la sua testimonianza, che penso che sarà sicuramente preziosa. Ok, passiamo. I primi interventi saranno dei promotori, dei gruppi promotori. I promotori sono Medicina Democratica, l'Osservatorio Salute, la CGL nelle sue varie articolazioni, l'ARCI e l'ACLI, per cui chiamo rappresentanti della CGL, Funzione Pubblica, se non erro, a presentarsi e a intervenire. Presente. I tecnici se possono venire qua per alzare un attimo, è stato un pochino più lontano. Senta. Va bene, mi presento, sono Catello Tramparulo, segretario regionale della Funzione Pubblica CGL Lombardia. La Funzione Pubblica è la categoria che rappresenta i lavoratori della sanità. I lavoratori della sanità a 360 gradi, della sanità pubblica, della sanità privata di questa regione e del socio sanitario, quindi tutto il sistema del welfare della nostra regione. Io credo, si diceva prima, il referendum è uno strumento, per noi è stato uno strumento, è ancora uno strumento importante per parlare con i lavoratori, quelle donne e quegli uomini, per lo più sono donne, che tutti i giorni ci garantiscono il diritto alla salute. Guardate, qualche giorno fa, venerdì scorso, ero all'ospedale di Treviglio e parlavo con le lavoratrici, con i lavoratori, parlavamo di questo referendum e guardavo quelle lavoratrici e le vedevo e ci raccontavano di quanto si sentono umiliate da questo sistema. Un sistema, lavoratrici che magari da 30 anni sono dentro gli ospedali, e stanno vedendo che in questa regione la sanità pubblica sta venendo sistematicamente smantellata. È un'operazione fatta scientemente. Nei nostri ospedali ormai non si esternalizza solamente a parti all'esterno, ma si stanno privatizzando gli ospedali. Noi abbiamo all'interno degli ospedali interi reparti dati a cooperative sociali, dati a agenzie interinali. Abbiamo visto in questi giorni cosa sta accadendo nelle ultime settimane con i medici gettonisti, una sanità lombarda che sta abdicando al suo ruolo di governance del sistema sanitario regionale. Chiamo sistema in maniera vergognosa, per cui in Lombardia si chiama sistema, noi vorremmo ancora chiamarlo servizio sanitario nazionale. È perché i servizi e il sistema non sono la stessa cosa. E vorrei dire, siamo qui, e rivolgermi a questo palazzo, io faccio la trattativa regionale qui in Lombardia per i lavoratori della sanità, che non è vero che la Lombardia è un modello, come ci stanno raccontando. Noi siamo quinti in questo paese per i LEA. Se noi dobbiamo dire che noi siamo un modello, perché siamo al quinto posto a livello nazionale nell'applicazione dei livelli essenziali di assistenza, io credo che veramente non ci siamo. E i lavoratori della sanità pubblica vengono veramente umiliati. Noi non abbiamo delle dirigenze, delle nostre SST, delle nostre ATS, che non ci credono nel loro personale. Guardate, quando noi, vi do un dato, il sistema è veramente allo sbando.
noi abbiamo nelle nostre SST, nelle nostre ATS, nelle agenzie, nella ARPA, nella REU, noi abbiamo una quantità di ore accantonate da parte dei lavoratori, che sono quindi ore che dovrebbero recuperare, che ne recupereranno solamente quando andranno in pensione. Abbiamo una quantità di ferie accantonate da questo personale che ormai non è più esigibile, eppure ci spiegano che per recuperare le liste d'attesa bisognerà lavorare di più. Ma voi vi immaginate questo personale già stremato, già ormai senza forza, senza nemmeno voglia a questo punto qua, perché saltano i riposi, non riescono a programmare le ferie. Questo personale dovrebbe lavorare in più, ma voi vi fidate? Vi fidereste di mettere delle mani da parte di chi non sta riposando ed è costretto a lavorare in più? Eppure ancora oggi il governo, anche il governo nazionale, dice che i dipendenti pubblici potranno fare la libera professione, cioè lavorare di più. Invece noi diciamo, come funzione pubblica CGIL, che è necessario un piano straordinario di assunzioni, è necessario rinnovare, lo diciamo al governo, è necessario rinnovare il contratto nazionale di lavoro. In questo paese il primo datore di lavoro che non rinnova i contratti è il governo, è lo Stato. In queste ore si discute della finanziaria, guardate, non ci sono le risorse per rinnovare i contratti nazionali delle pubbliche amministrazioni e dei lavoratori della sanità. E poi ci chiedono perché c'è la fuga dalla sanità pubblica verso il privato. E poi ci dovrebbero spiegare perché i lavoratori vanno a lavorare in Svizzera, vanno a lavorare in Francia. Abbiamo gli stipendi in sanità, uno degli stipendi più bassi a livello europeo. E quindi è necessario, secondo noi, rimettere al centro in questa regione il rapporto tra il pubblico e il privato, non per danneggiare i lavoratori della sanità privata che noi rappresentiamo. Io ho sentito anche qualche polemica, lo voglio dire, che questo referendum avrebbe danneggiato i lavoratori della sanità privata. Io chiedo e vorrei portare insieme a me chi ha detto queste cose qui, nelle strutture della sanità privata, le maggiori vertenze a livello nazionale, a livello regionale, ce le abbiamo con i signori della sanità privata, perché loro fanno lucro e i lavoratori sono in condizioni pessime. Non gli applicano il contratto nazionale, non hanno gli stessi diritti dei lavoratori della sanità pubblica. E allora il primo quesito di questo referendum, dove si dice che in Lombardia ci deve essere l'equivalenza tra il pubblico e il privato, guardate, è inaccettabile, perché una struttura pubblica deve garantire il servizio sanitario nazionale. I privati possono fare il loro mestiere, devono fare il loro mestiere, ma non possono sostituirsi allo Stato, che deve garantire l'articolo 32 della Costituzione. E allora io dico che noi dovremo andare avanti, perché fa male quando poi vediamo i direttori generali delle nostre SST magari partecipare a inaugurazioni di strutture private che sorgono, guarda caso, a fianco alle strutture pubbliche. Noi vogliamo la difesa del sistema sanitario pubblico, noi vogliamo che anche i lavoratori della sanità privata, finalmente in questo paese, possano avere i giusti diritti. Vi do un dato: nel 2022 in Italia sono stati spesi 42 miliardi di prestazioni pagate dai cittadini italiani e dalle cittadine in prestazioni insolvenza, cioè hanno pagato direttamente le prestazioni. Questo è il dato che abbiamo in questo paese. E oggi sentiamo dire il governo ammaina praticamente, alza la bandiera bianca dicendo che per recuperare le prestazioni arretrate, quindi le liste d'attesa, in Lombardia, vi do un altro dato, tra il 2019 e il 2022 abbiamo circa 800.000 prestazioni da recuperare. Sapete a chi li vogliono far recuperare? Al privato, ancora una volta investendo verso il privato. Ormai è una questione sistematica, si sta smantellando il sistema pubblico per favorire
favorire la sanità privata, ma non i lavoratori della sanità privata, favorire i grandi imprenditori che ci sono in questa regione della sanità privata. Allora dobbiamo andare avanti, noi lo dobbiamo fare come categoria parlando con i lavoratori che stanno dentro al servizio e cercando insieme a voi, insieme alle associazioni, di ottenere un altro grande obiettivo, guardate, quell'alleanza tra i cittadini e i lavoratori, perché senza un'alleanza, un patto fra cittadini e lavoratori, noi non andremo da nessuna parte. Con il referendum andremo avanti nei posti di lavoro, questo è solo l'inizio. Grazie. Adesso l'intervento per conto dell'ARCI, aggiungo solo velocissimamente sulla parte dei lavoratori, aggiungo che io sono un tecnico della prevenzione, quindi mi occupo della sicurezza sul lavoro, dovremmo essere 1100 grosso modo in Regione Lombardia, siamo poco più di 500, adesso alcune assunzioni sono state fatte, ma ora che supereremo il gap degli anni scorsi ci vorrà molto tempo, quindi ogni volta che ci sarà un grave infortunio dirà dove sono i controlli? I controlli non ci sono perché non ci sono i lavoratori che sono deputati a questo compito. Buongiorno a tutte e tutti, ma sono Tarianni, presidente di ARCI Milano, non ci sono i controlli e ieri ancora 3 morti sul lavoro. Io volevo cominciare questo intervento portando i miei ringraziamenti, forse i nostri ringraziamenti, ai lavoratori e alle lavoratrici che lavorano nel servizio sanitario. Grazie davvero, se non ci fossero loro, questo servizio sanitario nazionale, che oggi ancora un po' funziona, sarebbe un disastro vero, esattamente come accade nella scuola, esattamente come accade in tutti quei settori che lo Stato dovrebbe garantire e che sta smantellando uno a uno. Noi siamo qua perché difendiamo la Costituzione, siamo stati a Roma a difendere la Costituzione con la Via Maestra, questa nostra battaglia si inscrive in quel solco. La Costituzione italiana dicono essere una delle più belle del mondo, non so se è bella o no, non so se si può dire bella di una Costituzione, ma è una Costituzione giusta. È una Costituzione che va applicata. La responsabilità di applicarla sta a noi. Siamo noi che ci dobbiamo battere perché la nostra Costituzione si applichi anche quando dice che la salute, non la sanità, la salute è un diritto di tutti. Salute vuol dire servizi sul territorio, vuol dire servizi psichiatrici, vuol dire prevenzione. Ci dicono che con la sanità privata si risparmia. Si risparmia con la prevenzione, non con la sanità privata. Si risparmia abolendo il profitto dalla sanità, abolendo il profitto dalla scuola, abolendo il profitto dai trasporti, abolendo il profitto da tutti quei servizi che lo Stato dovrebbe garantire e che non ci garantisce. Questo dice la Costituzione italiana, dice che la proprietà privata sì è lecita, certo che è lecita, finché non danneggia l'interesse collettivo però. E questa proprietà privata, di questa sanità privata, di questa scuola privata danneggia l'interesse collettivo e questo noi lo dobbiamo sapere e contro questo ci dobbiamo battere, non contro, come qualcuno diceva nel referendum, i lavoratori della sanità privata, che io vorrei assumere tutti nel pubblico, perché qualcuno diceva che questi referendum erano contro la sanità privata. Non credo, e io di mio, sapendo di essere un po' estremista, dico purtroppo no, perché io invece vorrei che sulla sanità privata si aprisse davvero un ragionamento, perché non ci può essere profitto sulla pelle delle persone. Io sono molto contento della tessera di ARCI di quest'anno. Sta qua dietro, purtroppo è coperta. La tessera di ARCI di quest'anno recita: cura è rivoluzione.
Bene, io credo che cura sia davvero rivoluzione. Dobbiamo ricominciare a prenderci cura gli uni degli altri, dobbiamo ricominciare a prenderci cura dei nostri interessi, che non sono quelli dei baroni della sanità privata, che non sono quelli dei baroni della scuola privata, che non sono quelli dei 10, 20 ricchérrimi di questo paese che sedessero lo 0,05% dei loro guadagni risolverebbero tutti i problemi dello stato sociale di questo paese. Non se ne accorgerebbero nemmeno. Non gli cambierebbe nulla. A noi cambierebbe tantissimo. Per queste cose dobbiamo batterci, andiamo avanti a batterci, non solo con queste manifestazioni, ogni giorno con quelli con cui lavoriamo, con quelli con cui chiacchieriamo alla fermata del tram, perché non è possibile che la fermata del tram non si senta altro che dire ma le liste d'attesa, ma abbiamo provato, ma non ci si è riusciti, ma siamo dovuti andare all'ospedale privato e poi non si riesce a costruire una mobilitazione gigantesca su questo tema. Questo dobbiamo fare e questo lo possiamo fare solo parlando con la gente, prendendoci cura gli uni degli altri, perché come dice Arci, cura è rivoluzione. Diamo la parola al rappresentante dell'ACLI. Ricordo che la nostra bella Costituzione in questo momento è ulteriormente in pericolo con le proposte di autonomia differenziata che, guarda caso, colpiscono in particolare il discorso della sanità e il diritto alla salute soprattutto. Io sono Mario Mazza e porto i saluti ovviamente delle ACLI provinciali milanesi di Monza Brianza. Perché prendiamo parola? Perché le ACLI, anche le ACLI, sono un soggetto del terzo settore, soggetto che lo Stato ha riconosciuto, non gli viene attribuito, ha riconosciuto un ruolo determinante nella coprogettazione, la 106 del 2016 e la sentenza della Corte Costituzionale numero 131 e richiamati dal DM77, che per la prima volta riconosce il ruolo del terzo settore nella coprogettazione delle case della comunità. Confermo che anche per noi il tema è riconoscere che la sanità non è un sistema ma è un servizio. All'interno dell'articolo 32, che non a caso è l'articolo fondamentale, base, l'unico articolo nella Costituzione al quale è attribuito l'inudibilità, è essenziale, l'articolo sul quale poggiano tutti gli altri diritti. Quindi occuparci di salute è la traduzione dell'articolo 2 che riconosce alla Repubblica, res publica, ognuno di noi è res pubblica ed è chiamato ad eliminare tutti quegli elementi che impediscono la reale realizzazione di ogni singola persona. Questo è il ruolo. Abbiamo contezza della complessità, dal riordino delle reti ospedaliere, basta guardare i programmi televisivi che della protesta ci dicono tutto, conosciamo per filo e per segno cosa sta accadendo. Allora il tema è, insieme alla protesta, produrre una proposta. E il tema qua è diviso in due ambiti. Uno è quello prettamente politico barra partitico. Occorre che, insieme alla protesta, si elabori un progetto di sanità e salute che coinvolga tutti e sia credibile, affidabile e riscuota il consenso popolare più ampio possibile. L'altro aspetto è quello specifico del terzo settore. Ora, noi partiamo dal basso ovviamente, perché parlare di ordinamento contrattuale, rapporti col sindacato, riordino delle reti ospedaliere, dotare un sistema, una spina dorsale informatica che permette a tutta l'Italia, a tutti i singoli siti, di accedere in informazioni e comunicazioni con il sistema. È una complessità pazzesca. Però
quello che possiamo fare è nei territori cominciare a dialogare con le persone, tutte indistintamente, non è una questione di categorie o di appartenenze. Res pubblica, compete a tutti. Che cos'è la casa della comunità? Che cos'è l'ospedale di comunità? È il punto unico di accesso per essere preso in carico nella situazione di malattia, anzi non solo di malattia ma anche di prevenzione, perché condividere, realizzare, produrre sistemi che prevengono e aiutino la salute di ognuno è fondamentale e lo si può fare tutti insieme, res pubblica, un'altra volta. Ora questo ci compete. Cominciamo a dialogare sul territorio in un modo trasversale con tutti e cominciamo a dire che quando non stiamo bene abbiamo necessità di un punto unico di accesso dove essere presi in carico e indirizzati rispetto a prestazioni, servizi, operazioni che servono a tutti noi. L'ospedale, il pronto soccorso, deve servire solo quando è strettamente necessario. La salute la si coltiva prima e sui territori. Questo tocca a noi, ognuno di noi, tutti insieme. E un'ultima cosa, fatemela dire. Sulla definizione dove ubicare le case della comunità, più o meno è stato definito. Ma come devono essere realizzate, come devono essere costruite, quali sono i ruoli, come partecipa il terzo settore e il volontariato? Noi abbiamo bisogno che i sindaci, referenti dei territori, capiscano che il volontariato, il terzo settore, è un'opportunità, una risorsa da utilizzare per costruire insieme processi condivisi per garantire la salute di tutti. Grazie. Chiedo in particolare alle ultime file, scusate la battuta, se magari cercate di parlare un po' meno perché i nostri potenti mezzi non riescono più di tanto ad arrivare a tutti, per cui se stiamo un attimino a voce bassa perlomeno o in silenzio meglio per tutti. Do la parola a Vittorio Agnoletto e colgo l'occasione per ringraziare Radio Popolare per il sostegno che ci ha dato. Prima considerazione, vera, reale, non ad uso terapeutico per chi è qui oggi, ok? Ma perché è vera? Quando hanno deciso di bloccare il referendum, guardate che la frase hanno già votato, scelto, che cosa volete perdenti, perché questo era il messaggio, ne nascondeva un'altra. Questo referendum non glielo dobbiamo fare perché rischiamo di perderlo, dicono, e se lo perdiamo va in discussione tutto quanto. Hanno paura. Ieri sera ero a Novate, teatro pieno, 250 persone. Deve intervenire il consigliere regionale della Lega perché era un dibattito di confronto. Vabbè, lasciamo perdere l'educazione, arriva con un'ora e mezza di ritardo. Gli si fa una domanda molto semplice: perché avete tagliato la guardia medica a Milano? Si alza, fa una sceneggiata tremenda, io non vengo qua in provocazione, mette giù il microfono e tra i fischi della sala se ne esce, se ne va a casa, ma a fischiare era tutto il teatro, non erano 10 persone. Allora, loro sanno che il cittadino che abbia votato una cosa o l'altra o che non sia andato a votare sulla questione del servizio sanitario non la pensa come loro. Allora l'obiettivo del referendum rimane come obiettivo fondamentale. Nel frattempo però andiamo avanti con la lotta, e la lotta paga quando si riesce a ottenere qualcosa. Siamo chiari, la regione Lombardia destina alle strutture private accreditate all'anno oltre 6 miliardi, chiaro? Cioè di soldi che da questo palazzo passano alle tasche delle strutture private accreditate.
E come rispondono le strutture private accreditate? Faccio due esempi che sono qua in piazza. A uno che ha bisogno una prostatectomia, gli dicono che deve aspettare 24 mesi. Aspetta 24 mesi, dice è giunto il mio momento, gli dicono devi aspettare 50 mesi. Aspetta 50 mesi sperando che non evolga in malignità, arriva al 48esimo mese, dice non mi avete ancora convocato, gli rispondono devi aspettare altri 10 mesi, 60 mesi, 5 anni. E a noi che gli scriviamo come radio per dire venite a 37.2, rispondono non siamo intenzionati a rispondere, punta a capo, l'arroganza portata come sistema, l'arroganza. E stamattina uno di noi che qua mi ha dato un altro documento, lo anticipo, in questo caso visita ortopedica, gruppo San Donato, ha telefonato e prenotato a settembre 21, la risposta a marzo 25, ma sentite con quale motivazione. Questo ritardo è dovuto che l'equipe non opera il sabato e questo ha causato un ulteriore ritardo. Ma ci prendono in giro! Cos'è? Dobbiamo togliere sabato e la domenica ai lavoratori perché è colpa loro. Ma l'arroganza che si permettono è perché sanno che chi governa qua è dei loro e non interviene mai, è un'arroganza che gli è permesso, per cui noi chiederemo alla regione di intervenire e sbloccare, altrimenti perlomeno le multe, perlomeno le multe, è una cosa assolutamente fondamentale, non possiamo fare le convenzioni e lasciare fare tutto quello che vogliono. Un'avvertenza collettiva stiamo creando, sapendo che la difesa della sanità non riguarda solo la Lombardia. Ecco perché oggi interverrà il COVISAP, il rappresentante di un comitato che raccoglie oltre 80 associazioni, sindacati, eccetera, nel Veneto, col quale vogliamo fare un progetto e una lotta comune. E per la stessa ragione che abbiamo chiesto di concludere a Don Luigi Ciotti, perché il diritto alla salute è un diritto universale e lui che lavora contro le mafie e contro i profitti illegali sa benissimo qual è l'importanza della salute. Detto questo, però, noi abbiamo alcuni obiettivi concreti da raggiungere che sono, io credo che dobbiamo porci un limite, entro 6 mesi noi dobbiamo raggiungere alcuni obiettivi concreti. Primo, il centro unico di prenotazione deve valere per tutte le strutture pubbliche, tutte le strutture private accreditate. Guardate che adesso non vale neanche per tutte le strutture pubbliche. Nomi e cognomi, visite a Niguarda e a San Paolo, una parte bisogna andare in loco a fissarle. Anche questo non è accettabile. E per favore Bertolaso non venga a raccontarci il privato non vuole dare le agende. Bertolaso, sei uno che passa per strada o sei l'assessore? Se sei l'assessore devi dire non mi dai le agende e io rompo la convenzione. Sei tu che comandi o è il privato che comanda? Non è che può fare quello che passa per strada, assolutamente no. E ancora diciamo ai direttori generali delle SST e dell'ATS, anche voi non è che siete quelli che non c'entrano assolutamente nulla. Se a Niguarda vi dicono che per una colonoscopia devi aspettare 6 mesi e via dicendo, faccio un esempio solo, e la richiesta era di farla entro 30 giorni, signori, si interrompe l'intramegna, si interrompe l'attività privata dentro la struttura pubblica, ok? Non ho detto si cancella perché so perfettamente che per cancellarla prima dobbiamo ottenere insieme al sindacato l'aumento degli stipendi per i lavoratori, ma nel frattempo si interrompe fino a quando non si recuperano le liste con i tempi d'attesa regolari, regolari. E lo dico ai miei colleghi che fanno l'intramegna, cari colleghi, la situazione la vedete anche voi, credo che se avete una coscienza visitare facendovi pagare quando altrimenti bisogna fare la coda la vostra coscienza vi morde. Allora unitevi a noi per lottare e quando avremo ristabilito i tempi di attesa voi tornerete a fare tutto il vostro mestiere, perché dobbiamo costruire alleanze, eh?
con tutti, anche con i lavoratori dei dipendenti privati, e la CGIL l'ha spiegato molto bene. L'altra questione che abbiamo come obiettivo in 6 mesi, anche questa dobbiamo raggiungerla. Basta con i medici a gettone, deve essere impedito per legge. Guardate, guardate, e qui sì ve lo dico come medico, che oltre a essere un problema contrattuale, lo sa bene il sindacato, oltre a essere il problema che tutta la responsabilità ricade su chi fa, sull'unico strutturato, perché quello un giorno a Melegnano, l'altro giorno a Sondrio, ha fatto l'operazione, chi segue il paziente, solo strutturato. Però permettetemi, non voglio creare allarme, non voglio creare allarme, ma un medico a gettone che un giorno è da una parte e un giorno dall'altra, scusate, ha oggettivamente molte più probabilità di, diciamo così, commettere degli errori, essere disattente e via dicendo, perché non conosce il contesto dove interviene, perché non conosce quel paziente che vedrà quel giorno e non lo vedrà più e via dicendo. E allora, basta con il medico a gettone, riaprite un canale per far dare la possibilità ai medici a gettone di rientrare dentro il Servizio Sanitario Nazionale, un canale straordinario da attivare in questi mesi, e tra 6 mesi chi è rientrato è rientrato, e chi non è rientrato il medico a gettone non lo fa, assolutamente. Poi vorrei capire un'altra cosa, perché quando un medico va in pensione non può, se vuole, mentre è in pensione, offrire qualche ora di collaborazione con la struttura pubblica, e può dal giorno dopo che è in pensione andare a fare la medicina nelle strutture private, Sant'Agostino e via dicendo, guadagnando su qualcosa su cui ha investito il pubblico, perché la formazione eccetera l'abbiamo fatta tutti, cioè la stiamo pagando, no? Allora, o non può più fare il medico perché si ritiene che non sia più in grado di farlo, o diamogli la possibilità, è in pensione, l'età rimane quella, di poter collaborare anche con le strutture pubbliche, perché mancano decine di migliaia di medici. Allora, questi sono obiettivi concreti, precisi. Un'ultima cosa sugli obiettivi. Questo però riguarda due robe che riguardano il nazionale. Primo, non fatevi fregare dalle notizie dei media. È vero che questo governo ha stanziato dei soldi per le liste d'attesa, perché vedono tutti qual è la situazione, anche i loro elettori. Ma come le ha stanziate? Dicendo che i direttori generali sono autorizzati ad aumentare i contratti con le strutture private accreditate. Anche questo è inaccettabile, perché vuol dire che porti ulteriori soldi ai privati e poi i privati sanno come fanno. Centrale, Marco lo ripete sempre, la prevenzione, la medicina del lavoro. Però non è possibile che ieri una neurologa mi ha mandato un documento, ne ho verificato la veridicità. C'è una convenzione tra alcune fondazioni e un'azienda, che poi vi dico quale, perché si è affidata a loro una gran parte della formazione alla prevenzione e alla corretta sanità contro le fakes, e l'azienda a cui viene affidato questo lavoro si chiama Pfizer. Scusate, ma c'è un limite veramente a tutto. Andiamo avanti, obiettivi concreti da raggiungere, e vedrete che riusciremo a fare il referendum. Ma quando ci sarà il referendum dobbiamo portare il 40% di persone al voto, e questo lo otteniamo col lavoro che facciamo adesso. È adesso che dobbiamo creare sensibilità, perché non ce lo metteranno insieme alle elezioni per inviare le persone a votare, ce lo metteranno una giornata da soli, e noi dovremo essere sicuri di portare il 40%, dopodiché la vittoria è sicura, ma dobbiamo portare il 40%. Ecco il lavoro che dobbiamo fare adesso. Grazie. Ringraziamo Vittorio, ricordiamo che lui conduce la trasmissione 37.2 su Radio Popolare ogni venerdì. Adesso sarà un intermezzo, diciamo così, visivo.
magari riuscite a spostarvi un pochettino indietro così fa più effetto. Cercate di essere giusti perché l'italiano deve essere rispettato. Così parlate che sia giusto. Dopo si gira. Facciamo la 360 gradi. Cheese. Mancano 5 letto. Ma ne mancano ancora, allunghiamo ancora, ne mancano 5. C'è quasi volontà, guarda, ce l'abbiamo. Applauso per l'impegno. Bravi! E speriamo l'efficacia. Chiedo agli alzabandiera di girarsi così lo vedono anche gli altri che so che sono lì, lato B. Però così è... anche il centrale in mezzo. Ah, è vero. È modello come se fosse scritto da Leonardo da Vinci, dai. Guardatelo allo specchio. Lo vedrete sui social. Grazie a tutti. Applauso. Adesso interviene il rappresentante del Covisap, di cui abbiamo accennato prima, che in qualche modo ci stiamo gemellando con loro, perché i problemi ovviamente in Veneto sono molto, molto simili. Dopodiché daremo la parola ad alcuni rappresentanti dei gruppi consigliari che ci hanno appoggiato e che ci hanno seguito dall'inizio in questa vicenda. A loro chiediamo in particolare, in 2-3 minuti, di dire ognuno qual è il tema che a loro avviso li ha più colpiti e interessati, su cui ovviamente si impegnano in modo particolare a portare avanti le nostre iniziative. Grazie, sono Maurizio Manno, sono un membro fondatore di Covesap. E come ha detto Vittorio Agnoletto prima, il Covesap è un coordinamento veneto in difesa della sanità pubblica, cioè è una organizzazione spontanea, apartitica, che è nata nel 2019 spontaneamente per coordinare e far parlare tra loro i comitati che erano sorti spontaneamente, generalmente come protesta in risposta ai tagli alla sanità pubblica. Questo era in epoca pre-Covid. Naturalmente la situazione è poi evoluta con quello che sappiamo. Ed è forse anche questo un motivo per cui siamo stati molto contenti di questo invito che abbiamo accolto immediatamente di partecipare a questa manifestazione regionale, che per la sede in cui si svolge solo regionale non è evidentemente, ma
assume un significato più ampio, oserei dire anche nazionale, e speriamo che sia l'inizio di una collaborazione. Dicevo, siamo stati contenti perché noi abbiamo condiviso la Lombardia e il Veneto alcune esperienze, non voglio dire cose che tutti noi conosciamo, rispettivamente nella prima ondata voi, nella seconda ondata noi, siamo stati i primi assoluti in termini di contagi, in termini di ricoveri, in termini di morti. Non abbiamo timore di nessuna competizione con nessuno. Non sto qui a vedere le cause, sappiamo che la gestione della pandemia ha svolto un ruolo fondamentale. Non c'erano varianti inglesi prevalenti come l'assessora alla sanità del Veneto va dicendo e ne dovrà rispondere. Non c'erano situazioni particolari se non l'incapacità alla gestione. Sappiamo come è andata in Lombardia, forse voi non sapete o non ricordate come è andata in Veneto, dove nonostante l'evidenza epidemiologica per mesi, nonostante le richieste, le suppliche, le minacce di tutti, l'ordine dei medici, i sindacati, i pazienti, il territorio, tutti, si è voluto pervicacemente tenere aperta la regione per due mesi, novembre e dicembre, finché non è stata chiusa a livello nazionale. Covesap ha fatto i conti, Covesap con altri epidemiologi, l'abbiamo detto a report, 2000 morti è costata il picco di Zaia, cioè la gobbetta sulle curve epidemiologiche dell'andamento dei decessi calcolate dal Istituto Superiore di Sanità, Protezione Civile, cioè dati pubblici. Se voi guardate quei mesi vedrete che l'andamento nazionale medio o della Lombardia e delle altre regioni vicine al Veneto ha un andamento, diciamo così, normale, quindi c'è un picco e poi una caduta. Nel Veneto a novembre e dicembre invece della caduta c'è una ripresa. Eravamo primi davanti a tutti e questa area sotto la curva, si chiama in termini tecnici, anche un bambino di seconda media può fare il conto, l'area sotto la curva ha causato circa 2000 morti in più. Questa è una cosa che purtroppo ci accomuna. Però io avevo qui un elenco per dirvi, raccontarvi le disfunzioni della sanità pubblica in Veneto, che si vantava e forse in qualche misura lo era di essere in ambito nazionale un'eccellenza. Non serve che vi ricordi che lì è nata la riforma sanitaria, che non è male, o meglio non era male, nel 78. Nel 78 il Veneto era la palestra di molti ministri della sanità, chi ha l'età come me se lo ricorderà, e lì è nata le prime unità sanitarie locali, le prime sperimentazioni, eccetera. Poi è successo quello che è successo. Dicevo, quindi non sto qui a ricordarvi che ci sono stati un definanziamenti a livello nazionale di 37-40 miliardi negli ultimi 10 anni, ce ne sono andati circa 50.000 sanitari, si sono persi 80.000 posti letto. Il Veneto è passato in 10 anni dal 5.1 posti letto per 1000 abitanti, che non è malissimo, al 3.7, e la china sta scendendo. Tutte queste cose le sappiamo, siamo tutti selezionati qui, siamo informati, credo che ci si debba concentrare su che cosa fare. Però volevo dire una cosa che a noi ci ha colpiti particolarmente, anche se forse è una cosa un po' per tecnici, ma è gravissima, e lo dico come già direttore di una scuola di specializzazione, il fatto che quasi il 30%, 28 mi pare, 28% dei posti, le borse di studio nazionali per gli specialisti, cioè per i neolaureati, verso le specializzazioni è andato deserto. Questa è una cosa che uno come me, che non dormiva la notte se perdeva un posto nella specializzazione, non può accettare. Il 70%
dei posti, delle borse di studio per specialisti in medicina d'urgenza, il 70% nel Veneto, noi siamo più bravi, l'80% sono andate deserte. Questa è una cosa di pochissimi giorni fa. Ora, questa cosa secondo me è devastante, perché dimostra la perdita di un rapporto fiduciario. La fiducia nei giovani medici, nella struttura pubblica, se ne vanno all'estero. Anch'io sono andato 3 anni all'estero, ma sono andato a imparare delle cose, poi sono tornato, erano anni diversi. Se ne vanno nel privato, se ne vanno nelle cooperative, se ne vanno. E questo non è, si sente parlare numero chiuso a medicina. Parliamo seriamente, il numero chiuso a medicina è una bufala, non è attuabile, bisogna che ci sia una corrispondenza fra numero di studenti e numero di strutture di docenti, non è quello che risolve il problema è creare delle condizioni di qualità di lavoro, di retribuzione, di prospettive e di gratificazione personale per attirare i giovani, se no se ne vanno. E sono bravissimi i medici italiani all'estero, li aspettano con le braccia aperte. Io mi ricordo, vabbè, non importa. Allora, tutte queste cose le sappiamo. Vorrei, gli ultimi 10 secondi, sottolineare una cosa che Vittorio Agnoletto mi ha buttato lì. Non gli ho chiesto il permesso, ma lo faccio lo stesso. E cioè il fatto che si debba incominciare a ragionare su un piano sopraregionale, perché, scusatemi e finisco, noi siamo con voi per il discorso del referendum, siete davanti come al solito e noi siamo attenti, anche se certe cose non ci piacciono molto, per esempio le privatizzazioni della sanità, e su questa cosa cerchiamo di frenare un po', ma voglio dire, questo dovrebbe essere l'inizio di un'azione concertata, perché non si risolve il problema a livello regionale, è un fatto culturale, deve diventare chiaro a tutti che mettere in discussione la sanità pubblica è una cosa vergognosa da censurare. Abbiamo avuto 1000 esempi oggi, io credo che dovremmo davvero pensare a delle mobilitazioni, a delle organizzazioni a livello nazionale, e noi per un verso o per l'altro, credo, la Lombardia e il Veneto abbiamo delle basi comuni, e se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Grazie. Molte grazie. Ovviamente su quest'ultimo argomento speriamo che in particolare la CGIL, che si è dimostrata estremamente sensibile con le manifestazioni del 24 di giugno e del 7 di ottobre, ci dia una mano, come la sta facendo anche in Lombardia, proprio per espandere la capacità di intervento a livello nazionale e non solo a livello locale. Adesso facciamo parlare ai rappresentanti dei gruppi consigliari, il primo è il Partito Democratico. Ciao, ciao a tutti, sono Pier Francesco Maiorino. Io voglio dire 2 cose molto rapidamente. La prima, diverse delle proposte che questa mattina, tutte stracondivisibili, sono state presentate negli interventi, le abbiamo depositate in Consiglio regionale a partire dalla seconda seduta del Consiglio regionale, e la destra ha già bocciato quelle mozioni. E dobbiamo sapere che continuerà a farlo. Ogni volta che in Consiglio regionale porteremo una proposta, essa ci verrà bocciata. Ma io credo che dovremo insistere, perché insieme dobbiamo costruire sempre di più un'opposizione che non fa nessuno sconto in Consiglio regionale e che si mobilita nelle città, nei quartieri, anche nei luoghi della Lombardia più difficile, nei luoghi, e ne sappiamo qualcosa, che ci hanno anche punito elettoralmente di più lo scorso anno. Noi dobbiamo andare ovunque dicendo una cosa semplice:
Ha ragione Bertolaso, la sanità, perché l'ha detto lui, è lombarda, è nell'anarchia, ma Fontana e soci di questa anarchia dovrebbero pagare il prezzo, perché l'anarchia è esattamente quella che loro hanno creato per far fare affari ai grandi gruppi privati. Il ricatto fatto ai lombardi, volete farvi curare, pagate, è l'anticamera per il profitto, una cosa sconcertante, e questa deve essere la prima delle questioni su cui lavoriamo insieme. È il motivo per cui abbiamo sostenuto dall'inizio il referendum e ci saremo nel nome del referendum che, come diceva Vittorio, un giorno arriverà. Facciamo assieme quella strada, perché non ci potranno fermare, non potranno rifare lo spettacolo osceno messo in atto in Consiglio regionale, quando con un colpo di mano vigliacco hanno buttato giù il referendum facendo una cosa sbagliatissima, non solo per il tema della sanità, ma fatemelo dire, facendo una cosa vergognosa sul terreno della democrazia. E allora veniamo qui spesso, veniamo qui insieme, usiamo questo luogo e questa piazza insieme per gridarlo a Fontana e soci, perché non dobbiamo dargli tregua. Chiudo con un'altra questione a cui tengo moltissimo. Mi ha fatto molto piacere che questa iniziativa molto importante è stata aperta dall'intervento del segretario della funzione pubblica della CGIL, perché parliamoci chiaro, spesso loro ci hanno fatto un giochino, un tranello nel quale noi non dobbiamo mai cadere. Noi, dicono loro, siamo l'eccellenza della sanità, voi siete quelli che protestano, ma noi siamo innanzitutto al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, degli infermieri, dei medici, degli operatori delle professioni sanitarie. È una mobilitazione che deve crescere, e deve crescere dicendo, ed è il motivo per cui presenteremo una legge di iniziativa popolare e un disegno di legge in Consiglio regionale, vi chiederemo di aiutarci su questi terreni raccogliendo firme insieme a noi. Noi dobbiamo dire anche dalla Lombardia che dobbiamo farla finita con la stagione del sottofinanziamento della sanità in Italia. È stata per anni una responsabilità di tutte le forze politiche? Io sono convinto di sì, sono convinto che in tanti hanno sbagliato su questo terreno, ma ora basta, la sanità deve essere al centro delle scelte, la sanità pubblica è il diritto di tutti a vedersi garantito l'accesso alle cure, continuiamo su questa strada insieme. Ora diamo la parola a una rappresentante dei 5 Stelle. Grazie, sono Paola Pizzighini, sono consigliere regionale in Lombardia. Non posso non partire anch'io dal problema delle liste d'attesa. Le liste d'attesa, purtroppo, come sapete, creano questo grossissimo problema. Ci sono persone che chiedono delle prestazioni anche salvavita e si sentono dire che queste prestazioni verranno fatte tra 2 o 3 anni. Se qualcuno mette la mano al portafoglio, la può fare anche il giorno dopo, anche nella stessa struttura. Questo non è possibile, questo vuol dire che in Lombardia chi non ha soldi può anche morire. Lo dobbiamo dire forte e lo dobbiamo sempre ricordare. Le liste d'attesa hanno come problema il centro unico di prenotazione. Il Movimento 5 Stelle è anni che chiede un centro unico di prenotazione. Adesso Bertolaso aveva promesso che l'avrebbe fatto partire nel 2022, ma per problemi tecnici partirà forse nel 2026. È uno scandalo, diciamolo, diciamolo forte. Ma le liste d'attesa sono solo la punta dell'iceberg, bisogna fare degli investimenti nel pubblico, bisogna assumere medici, bisogna pagare di più i tecnici, gli infermieri, altrimenti non ci dobbiamo stupire che poi questi se ne vanno all'estero a lavorare. E non parlatemi delle case di comunità, a cosa servono le case di comunità se non abbiamo del personale da mettere dentro? E ultimo punto,
le RSA, la popolazione anche in Lombardia diventa sempre più vecchia, le RSA in Lombardia per il 90% sono private, chi è che paga le rette? Chi ha la possibilità di andarci? Anche qui il Servizio Sanitario Nazionale deve intervenire per supportare le rette. Insomma, l'abbiamo detto e lo ripetiamo. La sanità è un diritto costituzionalmente garantito, non solo per i ricchi ma anche per i poveri. Grazie. Ok, adesso l'intervento dell'Alleanza Verdi Sinistra. Sì, grazie, sono Onorio Rosati, consigliere regionale dell'Alleanza Verdi Sinistra. Alcune considerazioni, molte cose sono già state dette. La prima, la voglio sottolineare, l'arroganza con la quale l'attuale giunta, l'assessore e la giunta di Regione Lombardia affrontano i temi della sanità quando noi a fatica riusciamo a portare delle mozioni e degli emendamenti all'interno della discussione in consiglio. C'è da parte loro l'assoluto rifiuto nel voler entrare nel merito delle problematiche che oggi esistono e che ci vengono testimoniate quasi quotidianamente quando all'interno delle audizioni che facciamo in terza commissione, a proposito, hanno sdoppiato il socio sanitario dal sanitario, ci sono due commissioni differenti che gestiscono queste attività, e ci troviamo le testimonianze di tantissimi operatori della sanità e la conferma di quanto diceva prima il segretario della funzione pubblica lombarda, di una situazione lavorativa che è assolutamente insostenibile. Per mesi ci hanno parlato delle cosiddette case di comunità e ci siamo trovati in una condizione nella quale addirittura Regione Lombardia diceva di voler aprire di più di quanti non fossero finanziate dal PNRR. A un certo punto si sono accorti che non c'era il personale per poterle aprire. Allora l'assessore Bertolaso ha dichiarato: blocco l'apertura delle case di comunità perché non abbiamo il personale per poterle fare funzionare. Vuol dire che tutta la retorica detta da loro sulla cosiddetta salute di territorio è finita in niente. Però con una cosa ancora peggiore che abbiamo registrato nelle scorse settimane, quando abbiamo votato l'assestamento di bilancio, ci è stato detto che i soldi, alcuni dei soldi destinati alle case di comunità sarebbero dovuti andare ai privati, perché i privati convenzionati erano pronti ad assumere la gestione diretta di queste case di comunità. Cosa significa? Che con i soldi pubblici del PNRR, con il quale anche il nostro paese si sta indebitando nei prossimi decenni, costruiamo queste case di comunità e poi Regione Lombardia darà i soldi ai privati per poterle gestire. Quindi non gli basta la gestione di tutto ciò che è ospedaliero, vogliono anche prendere in mano la gestione di tutto ciò che riguarda la sanità privata e riguarda la sanità di territorio, e questa è una scelta che stanno facendo in modo molto chiaro. Ultima considerazione vi sento di fare: fino a quando governerà la destra in questa regione, loro non ci faranno fare un referendum e non daranno la possibilità di depositare una legge di iniziativa popolare. Loro non vogliono che i cittadini si esprimano sui problemi che stanno emergendo in queste settimane. Ci sono mobilitazioni che avvengono nelle diverse province, nei diversi territori e che riguardano il depauperamento delle strutture pubbliche sanitarie. L'altra settimana abbiamo fatto un presidio a Merati in provincia di Lecco. A seguito di questo presidio, che prevedeva la sostanziale chiusura di un ospedale, è stata fatta un'assemblea dei sindaci, si è presentato il sottosegretario eletto a Lecco del centrodestra dicendo che non c'erano problemi. Ebbene, la gente lo ha fischiato e l'ha contestato in quell'iniziativa. C'è stato detto di Novate Milanese, c'è una voglia di mobilitazione non solo a Milano ma su tutti i territori della Lombardia che noi dobbiamo provare ad alimentare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie. Il tema della possibilità di usufruire, di utilizzare il privato anche nella gestione delle case di comunità e dell'assetto domiciliare era uno dei quesiti che noi abbiamo posto proprio per evitare che una situazione di questo genere, che era dentro nella legge Moratti che è stata fatta nel 2021, che solo formalmente recepiva gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Do la parola alla rappresentante del Patto Civico. Buongiorno a tutti, sono Michela Palestra del Patto Civico, consigliere in Regione Lombardia. Accanto a tutto quello che è stato detto e che ci riporta l'urgenza, la cogenza di essere uniti e lottare contro questa regione, questo strapotere, questa arroganza,
la presenza nostra come forze che, sebbene in minoranza, sebbene senza i numeri, è fondamentale che sia assieme alla società civile, all'associazione, ai lavoratori, è per garantire una continua soglia di attenzione e continuare a richiamare la Regione Lombardia alle sue responsabilità. Oltre a quello che vi è stato raccontato, vi dico anche che il 31 ottobre in Consiglio regionale ci sarà una mozione con cui, uniti come minoranza, noi chiediamo di aumentare il finanziamento alla sanità pubblica. Voteranno contrario e dobbiamo fare in modo che si sappia, perché attraverso le azioni, attraverso quello che si dice, quello che si fa, passa la politica quotidiana di questa regione. Noi siamo in regione, ogni situazione ci riporta, riportiamo la gravità della mala sanità, altro che il buon esempio di Regione Lombardia, e lo abbiamo nelle liste d'attesa, nell'impossibilità di accedere alle visite, ma lo abbiamo nella sanità mentale, lo abbiamo nella distanza coi giovani che dopo la pandemia soffrono e abbiamo bisogno di supportarli, aiutarli. Abbiamo bisogno di potenziare il sistema sociosanitario e la sanità domiciliare. Di tutto questo non c'è traccia, perché servono soldi, serve investimento pubblico, e tutto questo non rientra nei piani di una regione che vede il privato come soluzione e come alternativa a un diritto della nostra Costituzione. Noi ci siamo, ma abbiamo bisogno di essere forti nell'essere assieme. Continuiamo a ritrovarci, continuiamo a cucire la relazione fra le persone, le associazioni, i lavoratori e la politica, perché ci siamo e lottiamo per una sanità garantita e equa per tutti. Allora, ho chiesto di intervenire Cavalcanti dell'Associazione Milanese Difesa della Salute, articolo 32, che però non intravedo, non so. Ah, eccolo qua, vai, è nascosto. Vieni. Grazie della parola, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Gianni Cavalcanti, portavoce del Comitato Cittadini per il Diritto alla Salute, articolo 32. Contributo che volevo portare è questo, sapendo che molte delle cose sono state dette negli interventi precedenti. Ricordare il definanziamento, come è già stato ricordato da altri, per Francesco Maiorino per esempio, perché i costi della sanità sono stati ridotti dal governo al 6,2% nell'ultimo anno della legislatura. Il che vuol dire che non è vero quello che dice il governo, che ha messo risorse maggiori, perché quello che vanno rapportate alle risorse maggiori sono con l'inflazione, e quindi siamo risorse molto al di sotto, perché la media europea si attesta al 7% e i paesi con i quali siamo soliti confrontarci, la Germania e la Francia, sono attestati al 10% del PIL. Quindi si sta favorendo la sanità privata, ovviamente, è stato detto abbondantemente. Bisogna ricordare anche il definanziamento di quello che prevede il PNRR di un terzo, quindi siamo proprio alla riduzione delle risorse per la sanità pubblica. Vuol dire, secondo me, la dico in questo modo, che stiamo assistendo ad un processo di americanizzazione della sanità pubblica in questo paese. Sapendo che c'è un altro elemento che vorrei portare, che è questo, che il ricorso sempre più massiccio alle polizze di assicurazione, anche qui un fenomeno di disuguaglianza inaccettabile, perché chi può permetterselo accende la polizza di assicurazione, chi non può, con le liste di attesa, rischia di non curarsi, rinuncia alle cure, e rinunciare alle cure, assistiamo al dato che ci sono, che diminuisce l'aspettativa di vita per le donne e per gli uomini. Questo è del tutto inaccettabile, ci sono 20 milioni di persone che sono assicurate con le polizze e ci sono 14 milioni di persone assicurate con i fondi sanitari delle diverse categorie. Mi sembra un dato di disuguaglianza questo che deve essere superato. Sul personale, io voglio ricordare questo, è già stato detto,
li abbiamo considerati degli eroi nel momento della pandemia, giustamente, e adesso stiamo assistendo al fenomeno per cui vengono aggrediti nei reparti, nei pronti soccorso, soprattutto le donne. I dati sono 17.000 aggressioni avvenute negli ospedali e nelle strutture pubbliche di sanità pubblica. Quindi sono estremamente d'accordo che si crei un movimento di grande portata per supportare il referendum. Grazie e buona giornata. Il rappresentante del COVESAP ci ha invitati tutti alla loro manifestazione, alla loro prossima manifestazione, che sarà il 28 ottobre a Belluno, così fate magari anche una vacanza. Purtroppo di vacanze di altro genere la Lombardia in qualche modo con la privatizzazione le ha esplose, che sono i migranti sanitari. In Lombardia, grazie alla garanzia, grazie alla garanzia che dell'accreditamento e quindi di avere comunque delle entrate grazie al sistema di carattere pubblico, hanno potuto espandere l'offerta sanitaria di tipo privato e a quel punto l'hanno messa sul mercato nazionale, non solo lombardo. Mentre le ATSST gestiscono territori limitati, il privato può giocare su tutta la nazione e quindi attrarre a sé soprattutto dove ci sono ancora più problemi sanitari rispetto alla Lombardia. Ma ci sono anche i migranti, quelli veri, quindi noi diamo la parola, che stanno subendo un colpo non secondario proprio su questo tema, e quindi diamo la parola a uno di loro. Vieni, presentati. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringrazio per essere qua e chiedo scusa per il mio italiano. Io sono Berus dal collettivo Together for Iran, un collettivo che ha organizzato delle manifestazioni a sostegno del popolo iraniano e il loro movimento Donna Vita Libertà. Ma non sono qua per l'Iran o per questo movimento, sono qua per difendere dei diritti degli immigrati che sono qua, perché abbiamo sentito che c'è una proposta di legge che per esempio da studenti chiede fino a studenti extracomunitari fino a 700 euro, di pagare fino a 700 euro per avere accesso al servizio sanitario nazionale, cioè prendere un medico di base. Questo, io sono stato studente qua, adesso sto lavorando, ma vi spiego, faccio degli esempi. Immaginate una studentessa da Afghanistan, da Africa, un studente da Sud America, sono paesi che sappiamo sono in difficoltà già, e quando vengono qua non hanno neanche diritto al lavoro, possono studiare. E immaginate che un studente che pagava prima 150 euro per avere questo diritto, adesso deve pagare fino a 5 o 6 volte di più per avere accesso al medico di base. Questa disuguaglianza ci preoccupa molto e non pensiamo che questo è un valore che condividono il popolo italiano. Secondo me il popolo italiano, se vede qualcuno in difficoltà, vuole aiutarlo, vuole dargli una mano, ma non prendere 6 volte più soldi da loro solo perché sanno che loro sono in difficoltà. Questo purtroppo secondo noi viene da un punto di vista nei governatori, purtroppo, che vuole alienizzare gli stranieri, e sappiamo che questo non è ciò che condividono il popolo italiano. Su questa legge sono il signor Maiorino o signor Rosati che forse possono spiegare un po' meglio nei dettagli, e noi solo chiediamo aiuto a tutte le associazioni che sono qua per aiutarci, per collaborare in modo che questa legge non va confermata. Grazie mille. Il tema sollevato ci ricorda anche un aspetto che aveva inizialmente la riforma sanitaria, cioè il fatto che doveva essere gratuita, tramite ovviamente oltre a una partecipazione alle spese in funzione della prestazione. Gratuita perché? Perché è pagata dalla fiscalità generale, quindi tutti pagano nella misura che dovrebbe essere progressiva rispetto ai redditi, tutti hanno poi diritto ad avere le prestazioni corrispondenti. Questa cosa è in crisi per l'estremo evasione fiscale, che è uno dei tanti altri problemi che non vengono affrontati in una maniera corretta da praticamente quasi nessun governo negli ultimi anni.
dopodiché ci vengono a dire che per motivi economici occorre che la partecipazione, i costi scusate, dicevo che non si lotta contro l'evasione fiscale per garantire appunto un finanziamento adeguato alla sanità, e con questa scusa poi si chiede una partecipazione maggiore e maggiori difficoltà, e magari poi questi soldi invece ci sono sempre per le armi o per altre finalità assolutamente non a favore delle persone e dei diritti costituzionali. Don Luigi Ciotti sta arrivando, quindi abbiate un attimino di pazienza. Angelo Barbato dell'Istituto Mario Negri, non so se ti presenti, o Forum Diritto e Salute, vuole fare un breve intervento. Molto breve, grazie. Io voglio aggiungere un tassello alle alleanze che si devono creare per la difesa della sanità pubblica. Io voglio aggiungere un tassello, questo tassello è quello del mondo della ricerca, dei ricercatori che sono quei ricercatori che sono impegnati a mettere le loro competenze, i loro progetti al servizio del miglioramento, della difesa della sanità pubblica. Io lavoro al Dipartimento di Politiche Sanitarie dell'Istituto Mario Negri di Milano e dico una sola cosa che ci fa capire qual è la difficoltà che noi incontriamo per fare ricerca sul terreno della sanità pubblica. Noi abbiamo deciso di fare un'indagine conoscitiva sulle case di comunità in Lombardia, indagine a cui tra l'altro alcune persone che sono qui stanno partecipando. Noi abbiamo chiesto alla Regione delle cose banali, gli abbiamo chiesto: dateci un elenco delle case di comunità in Lombardia. L'assessorato al welfare non ci ha risposto, e quando ci ha risposto ha detto: non lo sappiamo. Questa è la situazione di trasparenza e di volontà della Regione Lombardia di favorire la ricerca sulla sanità, e noi stiamo andando in tutte le ASST della Lombardia a fare di persona una verifica su che cosa sono le case di comunità che stanno nascendo e quali problemi incontrano, e comprese alcune cose che sono state già dette, per esempio la possibilità dell'affidamento ai privati o il fatto che non ci sono i medici di medicina generale. Allora, io credo che questo sia un problema che anche le forze politiche che si battono per la salute sanità pubblica devono mettere nella loro agenda. Quindi io auspico che queste manifestazioni che noi stiamo facendo si diffondano e raggruppino il mondo dei lavoratori, il mondo dei professionisti, le associazioni e anche il mondo dei ricercatori che vogliono lavorare sulla sanità pubblica. Don Ciotti è arrivato adesso, tra pochi istanti tempo di scendere, purtroppo come sapete viaggia con la scorta, per cui non gli è così semplice muoversi. Il tema della trasparenza dei dati è un tema che ha percorso tutta la stagione della privatizzazione, nel senso via via che si privatizzava erano sempre meno i dati disponibili, poi ogni 5 anni grosso modo si cambiavano i sistemi anche di rendicontazione o comunque di controllo, che quindi era impossibile fare i confronti con gli anni precedenti, per cui c'è davvero anche i ricercatori che vogliono in qualche modo studiare gli andamenti della sanità lombarda hanno una estrema difficoltà a capire e a ricostruire bene i vari passaggi. Alcuni dati sono estremamente evidenti, parlavamo prima del personale, tenete conto che al 2017 c'era stata negli ultimi 10 anni precedenti una riduzione a livello nazionale di circa il 7,2%, la Regione Lombardia era più dell'11%, per cui in questa la Regione Lombardia spesso e volentieri è più realista del re, nel senso che si prende a cuore delle opzioni di carattere privatistico, di carattere diciamo così di riduzione del pubblico, e le espande ancora di più rispetto anche alle intenzioni stesse del governo, e proprio questa è una
imprinting, chiamiamolo così, del governo regionale da praticamente 30 anni, da Formigoni ad oggi. Vediamo se... Ecco, nel frattempo che arriva Don Ciotti... Esatto, mi tolgo subito appena arriva Don Ciotti. Comunque, sono Presidente dell'Associazione Milano in Salute, sono Paola Palazzi, siccome ho fatto il medico di base per quasi 30 anni, vi sono già state dette tante cose, vi ricordo che i medici di base sono proprio tenuti d'assedio da questa disorganizzazione, tenuti proprio in gabbia da questa disorganizzazione di ATS e ASST. E quindi cedo la parola, ma ricordatevelo tutti. Ecco, c'è con noi Don Luigi Ciotti, presidente di Libera del gruppo Abele. L'abbiamo costretta a un tour de force, ma appena abbiamo saputo che nella nostra città abbiamo detto il suo posto e anche qui a parlare di salute, io voglio ringraziare a nome di tutti anche Lorenzo Frigerio di Libera, hanno chiuso prima la loro riunione per permettere a Luigi di essere qua. Luigi, a te la parola. No, io mi chiedo scusa perché ho un po' mal di gola. Ti voglio bene! Ma anch'io, sai. No. Grazie. Mi permetto di dire quello che voi sentite dentro tutti il vostro cuore, che la salute, cioè il diritto alla vita, è il diritto fondamentale, è quello che rende possibile tutti gli altri diritti. Perché se viene meno il diritto alla salute non si riesce a realizzare gli altri diritti. Dunque un diritto che non può essere soggetto a variabili o a logiche solo economiche. È un diritto che non può essere né comprato né venduto. Chiaro? Se la vita diventa misurabile in termini di profitto o di convenienza, la società smette di essere un luogo dell'umano per diventare uno strumento di selezione e di sopraffazione. Perché fatto in un certo modo, la sanità mette in difficoltà sempre di più quelli che hanno meno possibilità e potenzia sempre di più il profitto di quelle realtà verso le quali si va sempre di più perché rispondono subito che sono private. E invece deve essere pubblico, è la nostra Costituzione, la sanità accessibile e reale nei contenuti veramente per tutti. Allora, questo, essere anche voi qui, è un problema di umanità, perché la salute per tutti è un diritto di tutti, accessibile a tutti, non con tempi che oggi vediamo di attesa, che quando uno va a fare un esame dopo mesi, per molti era già troppo tardi. E allora voi capite, no, voi capite che un sistema che ha delle modalità, dei tempi così, rischia di diventare un sistema criminogeno. Perché quando arrivi tardi, 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 e quello che viene fatto è insufficiente, non è in discussione l'impegno dei medici, degli infermieri, di quel personale, ma il sistema che non funziona.
è un problema quindi anche di umanità e insieme di giustizia sociale e di giustizia sostanziale. Allora in questo senso il futuro è più vicino del passato e se non c'è immersione nei fatti della vita, le nostre parole lasciano il tempo che trovano. Non possiamo stare vicino a chi fa più fatica senza metterci nei loro panni. E noi siamo qui. Non possiamo stare vicino a chi fa più fatica senza abbracciare il più possibile le loro condizioni esistenziali e materiali. E spesso c'è uno scollamento dalla vita reale e dalla società e si sta allargando sempre di più la politica della forza invece che la forza della politica. Allora voi capite che ci vuole un sussulto da parte di tutti, da parte di tutti. Allora io mi auguro insieme a voi un sogno. Dobbiamo sognare, impegnarci, lottare, mettercela tutta per riavvicinare, è un sogno, la politica e la società civile. E riavvicinare la politica e la società civile è una priorità assoluta, perché se no non usciremo mai fuori. Allora dobbiamo essere più insieme, insieme, e siamo qui su questa piazza e lo saremo ancora in tutta Italia, lo si sta facendo, più insieme, più attenzione ai fenomeni degenerativi, alla difesa dello Stato di diritto, alla difesa dei nostri valori fondamentali, delle libertà che devono essere garantiti a tutti. E la salute è un bene di tutti, di tutti. Allora, siamo qui. Anch'io, con tutti i miei limiti, che capite che sono tantissimi, per stare vicino, siamo qui per stare vicino alla vita delle persone. E stare vicino alla vita delle persone significa starci dentro. E non si può ragionare solo in termini di cifre e di bilanci. Ma bisogna ragionare anche di più rispetto alla dignità e dei bisogni fondamentali per tutti. Non può essere un'economia a mortificare i diritti, perché i diritti, se devono stare in balia solo di dati economici, non sono più diritti. E i diritti non possono stare in balia degli umori dei politici. Ma sono diritti, sono diritti. Allora non si può ragionare solo in termini di cifre di bilanci, ma anche e soprattutto per la dignità e la libertà di tutti. Oh, la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo insieme sempre di più conquistare e tutelare. E la nostra libertà è figlia della solidarietà che sapremo insieme sviluppare. E non dimentichiamoci tutti insieme che la democrazia nasce per affermare la libertà e la dignità di tutte le persone. E la responsabilità, quella che ha portato voi qui, che ha portato anche me qui, la responsabilità è la spina dorsale della democrazia. Noi siamo qui per assumerci la nostra parte di responsabilità, per fare in modo che la democrazia sia sempre più forte. E allora
ha ragione il Presidente della Repubblica, che l'altro giorno Sergio Mattarella aveva davanti a sé gli uomini della grande finanza del paese, i grandi nomi dell'economia. E anche qui vi prego, mai generalizzare, per non dimenticare anche lì gli onesti. Ma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto no al capitalismo di rapina, sì a un'economia sana che aiuta la democrazia. E voi capite che queste parole, dette in quel contesto, spazza via e rende forte il senso anche nostro di lottare per il diritto alla vita, perché la salute è il primo diritto fondamentale, insieme alla cultura, alla scuola e alle politiche sociali tutte nel suo insieme. Forza, uniamo di più le nostre forze per diventare una forza etica, sociale, culturale, politica, nel senso del servizio per il bene comune. Ma nel giorno che il Presidente diceva quelle parole, Papa Francesco non si erano messi d'accordo. Da un'altra parte ha detto che i cristiani devono sporcarsi le mani nei problemi sociali. Le parole di Papa Francesco. Grazie, grazie moltissimo Luigi, ci hai aiutato ancora una volta ad alzare lo sguardo e anche andare oltre i nostri problemi quotidiani, grazie. Chiudiamo qui la manifestazione di oggi e vi assicuriamo che il comitato promotore, assieme alle associazioni e anche ai gruppi consigliari, continuerà nella sua iniziativa. Vi faremo sapere quali potranno essere i prossimi passi. Prepariamoci e continuiamo le lotte che poi esistono già in ogni territorio per cercare di fare in modo che siano collegate a questi obiettivi di carattere generale. Importante, come per certi versi si diceva appena ora Dolciotti, è la lotta continua assieme, ognuno con le sue diversità, ognuno con i suoi obiettivi, ma accomunati da quello, dall'obiettivo fondante, che è il bene comune della sanità, che è lo strumento per arrivare a concretamente garantire il diritto alla salute di tutti e tutte. Non ci fermiamo qua, è una tappa, continuiamo. Grazie.